Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay. Oggi siamo su Battlefield Hardline. Siamo su il nuovo gioco di Battlefield. Quindi gioco di Battlefield comunque. E siamo su una partita molto semplice, molto leggera, che comunque è figa, dove stiamo usando l'assalto, perché l'assalto è bello. Anzi no, supporto, cos'è? Oddio, guarda quanta gente è caduta da quel coso. Stiamo giocando comunque una bella partita che dovrebbe essere in Conquest. Non Grid Conquest, ma... vabbè, comunque la conquista, scusa, non sono dubbi. E stiamo un attimo provando e testando le nuove funzionalità del gioco. Come vedete, il gioco ha dei nuovi mezzi, che sono le macchine. Ora non si vedono le macchine, però lì c'è un motorino, vedete là, bam, bello. E un elicottero, niente male. Però a parte questo, ci sono un sacco di cosette molto belle, ovvero nuove funzionalità per le armi, armi che si comprano con dei soldi che guadagni in game e tante altre cose. Vedete, lì a destra è uscito adesso i soldi. Ogni volta che comunque faccio qualcosa, tipo conquistare le basi o fare altro, guadagno dei soldi, e quei soldi li posso spendere per acquistare nuovi potenziamenti per l'arma, tra cui mirino nuovo, armi nuove e tante altre cose caratteristiche dell'arma, magari anche, che ne so, i camo o altre cosette interessanti. Uno dei problemi più grandi di questo gioco, secondo me, è il fatto che ha un rinculo della madonna il fucile. Nel senso che, quando voi sparate, il fucile non è che tende a stare fermo come in realtà un M4, comunque un fucile che assomiglia molto a un M4 dovrebbe fare, ma no. E in questo gioco, diciamo che sceglie altre cose. Vedete, quello l'ho beccato, mi sa, giusto? L'ho beccato? Non lo so, l'ho beccato in testa, ma non ho capito se l'ho beccato. Comunque, vedete, cerca di stare fermo in teoria, ma no, non lo fa, perché in realtà non vuole stare fermo. Non chiedetemi perché, ma è così. E quindi devo ancora capire come funziona. Spero di capirlo molto presto, perché in effetti è un bel gioco e sarei intenzionato anche a comprarlo, anche perché ora questo sto giocando alla beta, che è uscita oggi 3, però voi vedrete comunque domani 4 il gameplay. E è un bel gioco, sinceramente, molto carino, soprattutto se amate i vecchi Battlefield come faccio io. Solamente però che è un po' complicato per certe cose. Quindi, per esempio, queste qui non mi stanno a genio, queste cose. Quindi, ehi, perché no? Aggiustatele, perché potrebbero essere utili. Ok, lì c'è un cecchino. Guardate la macchina che vola lì. Perfetto. Allora, andiamo verso il prossimo waypoint. Ah, c'è qualcuno qua. LOL! Mi hanno preso sotto, Dio santo. Wow, non è stato bellissimo qualcosa. Facendo 1-7, però sappiate che davvero, non so, non mi trovo davvero molto bene con questa tipologia di gioco adesso. Nel senso che mi trovo un po' spaesato, un po' troppo spaesato. E non capisco cosa c'è di peso, diciamo, questa cosa, perché ho giocato ad altri Battlefield, però lo trovo ancora un po' complicato e differente da restanti. Quindi devo ben capire come poter fare tutto bene. Ok, abbiamo ucciso, perfetto. Oddio, qualcuno ti ha pompato di brutto? O sbaglio? Sì, ti ha pompato. Chi ti ha ucciso? Bisogna farsela molto... Ah, porca cacca, bisogna molto a stealth. Però come vedete, anche se tu lo spari, li fai 22 di danni. What the fuck? Cioè, dovrei fare un po' di più, in teoria, però no. E quindi questa cosa non mi piace, perché molte volte, per esempio, sono vicino a killare qualcuno, però non ce la faccio per non si sa che cosa. Quindi wow, davvero. L'unico problema che adesso mi sto ponendo è il fatto proprio di questo benedettissimo rinculo, che è troppo alto a mio parere. Cioè davvero è gigantesco rispetto a normali Battlefield, a prescindere. Ho giocato altri Battlefield, però il rinculo così alto non l'ho mai visto. E ora non so se sono mie abitudini, che è una mina in ciampo quella. Non so se sono le mie abitudini, perché sostanzialmente gioco comunque, cioè è un bel po' che non gioco a Battlefield, magari per quello. Però non so, lo trovo un po' troppo grande quel rinculo, quindi secondo me dovrebbero migliorarlo in qualche modo e potrebbero rendere il gioco più carino. Comunque hanno un paio di giorni ancora, quindi ha voglia per migliorarlo. Porca vacca, col pompa da sopra al coso, vero? No, col pompa da dentro lì. Vedete, non sto facendo kill, sto facendo punti, perché sostanzialmente conquisto basi, conquisto altre cose. Però niente, niente di così bello e figo quanto pensassi, ragazzi. Possiamo prendere anche la nostra moto, faccio vedere come funzionano le moto adesso qui. Dobbiamo correre più che possiamo e andare a fare le kill. Yeah, vai, piccolo motore. Oddio, qualcuno mi ha sparato, non sbaglio. No, non mi ha sparato nessuno. Ehi,
E te, ce l'ho beccato, però in teoria non l'ho ucciso. Ah. Va, attenzione. Ah, porca cacca, ma non l'ho visto quello, l'ho visto dopo. Comunque, vedete, più o meno un po' sto riprendendo la mano a giocare a Battlefield. E volevo portare questo gameplay con le mie prime impressioni, perché è da stamattina che da più o meno 1 o 2 ore che sto giocando. E sto capendo un paio di cosette su come funziona sto gioco, però non è ancora preciso del tutto. Nel senso che dovrei ancora capire tutto quanto. Vedete, adesso sta arrivando una feature molto bella. Infatti, come vedete adesso qui, abbiamo vinto. Come vedete qui c'era la tempesta carina, molto bella e molto interessante, che ci permetteva di tipo avere sabbia negli occhi ovunque. E questa cosa è molto bella perché non c'erano nei vecchi Battlefield queste tempeste. C'erano sì cose che si distruggevano, ma non tempeste. Sono arrivato 16° in postazione, però potevo far di meglio. Vabbè, fa nulla. Allora ragazzi, per questo video piccole impressioni è tutto. Fatemi sapere se vorreste vedere altri gameplay di Battlefield. Probabilmente farò qualche video con Xander più presto, perché l'ho fatto scaricare anche a lui, anche a Isengard. E ci giocheremo molto molto presto. Per il momento noi possiamo comunque vedete ripartire direttamente di qui. Come sempre ricordo che per poterlo giocare dovete andare su Origin, scaricare da Origin la beta e avviarla. Sono 10 giga, ci metterete un poco, però sarà divertente giocare poi tranquillamente, quindi non preoccupatevi. Quindi ricordate sempre che è collegato anche al Battlelog. Questa è una cosa che non vi ho detto. E che dirvi, il gioco mi piace. Alcune cose mi stanno un po' antipatiche, però bisogna conoscerlo il gioco, quindi vedremo un po' come andare. Quindi ciao ciao ragazzi.